Allora, vi annunzio Claudio Magno, che ho deciso di cominciare invece. Salto, allora, no, gli altri settimane ho detto che non sapevo se avrei cominciato questa settimana, la settimana dopo avrei fatto un'ultima lezione, però poi mi sono accorto che sinceramente stavamo un po' tirandola questa su Mishkan a aggiungere lezioni da sto punto. Cominciamo il libro di legge. Quello che farò oggi è un'introduzione in realtà, non cominciamo a leggere il testo, non... Che succede? Sta spiegando perché non trovo una sentenza. Ah, ok. Se caso. Vabbè, non cominceremo proprio a leggere il testo, quindi rimandiamo la prossima settimana la lettura del testo. Faremo un po' di introduzione al libro. Allora, che cos'è il libro di Vecchia? Allora, il libro di Vecchia è un libro importante, come tutti i libri del Tanakh. È un libro in cui ci sono parashot molto conosciute, molto note, su cui staremo quando ci arriviamo, perché il problemino è arrivarci. Nel libro di Vecchia c'è la parasha di Kedoshim. Okay? Kedoshim è la parasha, una delle parashot fondamentali di tutta la Torah, la parasha in cui si parla della Kedushah, della santità, ma poi ci sono una quantità di mitzvot importantissime, fra cui credo che la più famosa sia Vertaleah HaKamoch, amerai il prossimo tuo come te stesso. Ma c'è un mare di roba, insomma. Quindi, vecchia, c'è tutto questo, ci sono mitzvot, c'è la parte, la parte di Haemot, c'è la parte che riguarda il Kohen Gadol, Yom Kippur, ci sono una serie di cose, insomma, ci sono veramente una serie di cose. Ci sono i divieti di Kashrut, c'è tutta la parashot della Kashrut, eccetera. Però l'argomento centrale del libro non è quello. L'argomento centrale del libro sono i korbanot, sono i sacrifici. Ed è il motivo per cui rimandavo l'inizio dello studio, perché è una bella botta occuparsi di sacrifici, è una bella botta, veramente una bella botta, è difficile. Sarà difficile per voi, è difficile per me, quindi bella una solidarietà complessiva, capite che è difficile, vi assicuro che non è facile manco per me. Quindi, insomma, è un argomento molto complicato. Noi lo affronteremo parzialmente, ovviamente, perché non siamo in grado di affrontarlo in tutti i particolari, lo affronteremo parzialmente e tenteremo di capirci qualcosa. Ripeto, sottolineo, tenteremo di capirci qualcosa, non assicuro il risultato, ok? Quindi metto le mani avanti, perché siamo davanti a un argomento obiettivamente difficile, ci sono moltissimi particolari, ci sono moltissime cose da capire, di cui non si capisce il senso. Ma poi è anche un argomento che per noi è particolarmente difficile. Perché? Perché non lo pratichiamo. Noi, in qualche modo, quando pratichiamo qualcosa, la capiamo anche meglio. Questo è una regola generale, è un esempio classico da questo punto di vista dello Shabbat. Io posso dare quante spiegazioni voglio allo Shabbat, in realtà non capisco lo Shabbat finché non pratico uno Shabbat. Tutte le spiegazioni in realtà non riescono a darmi il senso dello Shabbat che mi dà la pratica dello Shabbat. Ma questo vale in realtà per tutto, non vale solo per lo Shabbat, è eclatante la cosa. Chiunque vive lo Shabbat sa che questa cosa è assolutamente eclatante, è un fatto, non è neanche, non c'è niente da dimostrare, è un fatto assolutamente incontrovertibile. Però vale per tutto in realtà. Tutto ciò che noi pratichiamo, in qualche modo abbiamo una sensibilità per ciò che pratichiamo e questa sensibilità ci porta anche a capire delle cose che magari un commento non ci aiuta a capire.
Scopanov non li predichiamo. Molto semplicemente non li predichiamo. Ma non è che li predichiamo da 2 anni, non li predichiamo da 2000 anni. E quindi in realtà da 2000 anni la pratica è inesistente. E essendo inesistente la pratica, non abbiamo l'intuizione, non abbiamo la sensibilità verso i corpanotti. Ci abbiamo perso la sensibilità verso i corpanotti. Questo è un elemento, ed è un elemento importante che ci rende difficile di capire. C'è poi un altro elemento. L'altro elemento è che sono, diciamo, decisamente fuori moda. Ok? Decisamente fuori moda, insomma, se io vado in giro a parlare della bellezza dello Shabbat, riesco ad attirare un sacco di gente a cui piace molto, dopodiché nessuno lo praticherà, però comunque insomma riesco ad attirare. Lo Shabbat è carino, è di moda, va bene, è una cosa che piace, ok? Però i sacrifici, ci troviamo davanti a qualcosa che non solo non piace, ma che va in netta controtendenza con la nostra sensibilità. Con la sensibilità di tutti, in realtà, non soltanto con la, non parlo degli animalisti, va bene, ovviamente, va contro la sensibilità degli animalisti, ma va contro anche la nostra, che non siamo animalisti, va contro anche la nostra sensibilità. E questo è un problema. Che può piacerci o non piacerci, eccetera, eccetera, però è in realtà un problema di cui dobbiamo tenere conto, non è, è qualcosa che in qualche modo c'è in noi. C'è un terzo elemento, di cui accennerò poi alla fine, ed è che contro i sacrifici è stata fatta una campagna denigratoria, ma non per motivi animalistici, quando l'animalismo non andava di moda, diciamo. È stata fatta una campagna denigratoria alla fine dell'Ottocento. Alla fine dell'Ottocento nasce la cosiddetta critica biblica. Cos'è la critica biblica? La critica biblica è uno studio scientifico, pseudo-scientifico della Bibbia, che ha come protagonisti alcuni studiosi tedeschi, ok, alcuni studiosi tedeschi, più famoso di questi studiosi è un certo Wellhausen. Ora, la critica biblica ottocentesca ha fatto vari danni, ma a parte i vari danni, uno degli argomenti preferiti della critica biblica ottocentesca era la polemica contro i sacrifici. Attenzione, si tratta di critica biblica, quindi non possono venire semplicemente a dire quanto sono brutti i sacrifici. Devono giustificarlo. Come lo giustificano? Beh, lo giustificano con alcuni passi profetici. Alcuni passi profetici in cui sembra esserci una forte critica ai sacrifici. Ci sono dei passi, soprattutto del profeta Yeshaya e del profeta Ermiao, in cui sembra esserci una critica ai sacrifici. In realtà Wellhausen e compagnia non si limitano ai sacrifici, partono dai sacrifici per criticare e anche ridicolizzare tutta la parte cerimoniale dell'ebraismo. Ok? Quindi in realtà l'attacco ai sacrifici è anche un attacco alle mitzvot, in buona parte, è anche un attacco a tutto il sistema delle mitzvot, a tutto il sistema di rituale, diciamo, ebraico. E l'idea è che i profeti criticano, insomma, l'idea è che ci sia, questa è l'ipotesi della critica biblica ottocentesca, che ci sia una specie di rivoluzione profetica. L'ebraismo, per cui si passa dalla Torah, in cui arcaica, in cui ci sono i sacrifici, c'è la parte cerimoniale, per poi arrivare al progresso che arriva con i profeti che invece criticano i sacrifici. Vorrei dire che la critica ai sacrifici dei profeti c'è in una famosissima Haftarah, che è la Haftarah del giorno di Kippur. Okay?
in cui il profeta dice che Dio non gradisce il fatto che vengano a calpestare i cortili del Bet HaMikdash, che non gradisce le offerte, che non gradisce gli olocausti, che non gradisce tutto questo, nel momento in cui si uccide, in cui si opprime, eccetera, eccetera. C'è un'opposizione al sacrificio e invece comportamento immorale. Va bene? Bene, quindi questa è più o meno la base. A questa impostazione della critica ottocentesca si sono posti un po' di critici, anche lì di tipo scientifico, ebrei in particolare, proprio in Italia, Umberto Cassuto, professore universitario Scelano, eccetera, eccetera, e poi uno studioso di origine tedesca che è Christel Koifman, che fa una critica molto precisa. Ora, perché dico questo? Perché in realtà poi però quest'idea è entrata. Questa idea in qualche modo non è semplicemente, non si limita all'ambiente scientifico, questa idea poi entra nel pensiero comune. E questo è il problema, quindi l'idea va avanti. Detto fra parentesi, la critica biblica ottocentesca, nella critica biblica ottocentesca c'è una buona dose di antisemitismo in mezzo. Okay, se andate a leggere la storia dell'antisemitismo di Leon Poliakov, uno dei capitoli della storia dell'antisemitismo è dedicata alla critica biblica ottocentesca, come esempio di storia dell'antisemitismo, come parte della storia dell'antisemitismo. Vabbè. Ok, bene, questo è il quadro che ci rende tutto quanto molto difficile. Va bene? Sulla critica biblica poi ci torniamo, certo, riporterò le risposte che vengono date alla critica ottocentesca. Però, insomma, a questo punto veniamo a noi. Che senso hanno i sacrifici? Perché ci vengono comandati i sacrifici e non ci viene comandato qualcosa di molto più spirituale, come dire una tefillà? Sapete che i sacrifici, dopo la distruzione del Bet HaMikdash, sono stati sostituiti dalle tefilò, sono stati sostituiti dalle preghiere. Perché non comincia immediatamente con le preghiere? Perché non ci dà qualcosa di molto più bello, molto più spirituale, molto più vicino alla nostra sensibilità, che è la preghiera? Okay. Bene, questa è la domanda. Ora, io a questa domanda voglio portarvi una risposta molto famosa. Ve lo dico subito, è una risposta molto famosa che è stata molto criticata all'interno della tradizione ebraica. Chi dà questa risposta però è un personaggio estremamente importante ed è Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon. Che cosa dice Rambam? Rambam dice, parte da una premessa, la premessa è questa: l'ebraismo, la Torah, porta una rivoluzione, porta un cambiamento totale, nel modo di pensare, un cambiamento totale nel modo di agire, un cambiamento totale. La Torah porta un cambiamento totale nel mondo in cui vive il popolo ebraico. La Torah porta gli ebrei ad essere completamente diversi dagli altri popoli. C'è un famoso Midrash, che a proposito di Avram, che stiamo leggendo adesso nel Parashot della Torah, dice che Avram si chiama Avram ha-Ivri, Avram l'ebreo, perché Kol ha-Olam Ever Echad ve Avram Ever Hasheni. Secondo questo Midrash, Rabbi Yehuda lo dice, la parola Ivri deriva dalla parola Ever. Ever è la riva, la sponda di un fiume. Perché Avram si chiama Ivri? Perché tutto il mondo sta da una parte del fiume e Avram sta dall'altra parte del fiume. Questo è Ivri e questo è ebraismo.
Questa è la nascita del popolo ebraico, questa è la nascita della tradizione ebraica. Però Rambam dice una cosa fondamentale, che ripete poi dall'altra parte. La cosa fondamentale è questo, che io non posso passare da un estremo all'altro improvvisamente. Non ci riesco, non è nelle capacità umane passare da un estremo all'altro in maniera improvvisa. C'è bisogno di mediare. Okay? Che cosa? Allora, io voglio far cambiare le persone, voglio che le persone cambino. Come faccio a far cambiare le persone? Bene, se voglio farle cambiare, non posso cambiare completamente le abitudini delle persone. Le abitudini sono qualcosa di molto potente, dice Rambam. Le abitudini sono qualcosa di molto forte e le abitudini non si cambiano così facilmente. Io posso cambiare, ma devo tenere in qualche modo una parte del passato. Ho scoperto che dice la stessa cosa Niccolò Machiavelli. Okay. Se voglio fare una rivoluzione, devo tenermi una parte della tradizione, se no non riesco a farlo. Ok, devo tenere qualcosa. Devo impiantarla su qualcosa che c'è già. Perché se faccio qualcosa di completamente nuovo non avrò successo, non ci riuscirò. Questo è quello che dice Rambam. Rambam dice non si possono cambiare completamente le abitudini. E allora che cosa fa la Torah? Allora, la Torah si trova davanti a dover insegnare al popolo ebraico un modo diverso, completamente diverso, di avere un rapporto con Dio e di servire Dio. Un modo completamente diverso da quello idolatrico. Come si fa una cosa del genere? Come la fa secondo Rambam una cosa del genere? Cambiando i significati, ma mantenendo alcune abitudini. Quali sono le abitudini che si mantengono? Beh, una delle abitudini che si mantiene è quella dei sacrifici. I sacrifici erano diffusi in tutto il mondo, il sacrificio era l'elemento fondamentale nel rapporto con le divinità. L'elemento fondamentale del rapporto con le divinità è questo. Cosa può fare la Torah? Togliere i sacrifici. No, non ci riesce. Non ci si riesce a togliere, bisogna mantenerli cambiando il significato. Cioè vuole dire che uno dei nostri fondamenti proviene dalle prassi del mondo dell'idolatria. Ok. Seguiamo Rambam e poi lo critichiamo. Seguiamo Rambam. Prima cosa che tentiamo di capire Rambam. La critica la facciamo dopo. Facciamo così. Per prima cosa tentiamo di capirlo. Ok? Sono state dette di tutti i colori contro Rambam, quindi non, se vuoi ti porterò quelli che cosa hanno detto, hanno detto peggio di quello che hai detto tu, quindi, questo, quindi non è questo, però intanto tentiamo di capire quello che dice lui, poi facciamo, andiamo un passo alla volta, va bene? Rambam va avanti e dice che questo atteggiamento della Torah, attenzione, di non poter passare da un estremo all'altro, per cui non si può fare un cambiamento completo e totale, lo troviamo non soltanto riguardo ai sacrifici, ma lo troviamo, per esempio, in un altro episodio della Torah. E la citazione è da un passo che abbiamo fatto, che abbiamo proprio commentato, anche citando Rambam. Il passo è l'inizio della Parashah di Beshalach. Inizio della Parashà di Beshalach, inizio della Parashà dell'uscita dall'Egitto per eccellenza, in cui c'è scritto Vei Beshalach parole tam lo lecham lo yenderech et perishtim. Quando Farò lasciò andare il popolo, Dio non fece passare per la terra dei Filistei. Perché? Perché era troppo vicina e sarebbe venuto vedendo una guerra che si sarebbero
sarebbero tornati in Egitto, ok? Lo ricordate, i filistei sarebbero tornati in Egitto. Rambam come spiega questo passo? Questo passo lo spiega in questo modo. Dice, non si può prendere una persona che fino a quel momento è stata schiava, dirgli, lavati le mani, togliti il fango, e da adesso sei un soldato, anzi, sei il soldato per eccellenza, quello che può combattere contro i filistei. Non si può, non lo trasformi in un soldato così, non è così che funziona, il mondo non funziona così, le cose non vanno in questo modo. Non puoi trasformare improvvisamente uno schiavo in un soldato, non ci riesci. Ci riesci col tempo, devi avere il tempo di farlo. Allora cosa fa Dio? Fa fare il giro lungo, fa passare per il deserto, e gli anni del deserto tempereranno le persone in modo da poter poi combattere. Questo è quello che dice Rambam. Quindi c'è bisogno di una mediazione, c'è bisogno di un bel tempo, c'è bisogno di un passaggio. Però in questo passaggio non avviene semplicemente, avviene anche riempiendo di contenuti quello che si fa. Allora dice, che cosa fa la Torah? La Torah prende degli usi, sacrificio, però che cosa fa? Lo trasforma completamente. In che modo lo trasforma completamente? Beh, fa un esempio, per esempio, di trasformazione totale. Il primo sacrificio che il popolo ebraico fa è il sacrificio di un agnello. Perché è un sacrificio di un agnello? Perché l'agnello è una divinità egiziana. E che cosa fa il popolo ebraico? Sacrifica la divinità egiziana. Cioè, fa in modo che quella cosa che è considerata divinità, per cui non si poteva toccare, se vi ricordate il momento in cui gli ebrei arrivano in Egitto, vengono messi da parte, vengono messi nella terra di Goshen, vengono messi da parte, perché gli egiziani non possono sopportare i pastori. Non sopportano i pastori, perché? Perché si occupano delle loro divinità, che sarebbero gli agnelli. Cosa si fa? Si prende un agnello e lo si sgozza, ok? Per dire che la divinità non è una divinità, la divinità viene sgozzata. Rambam va avanti e dice che in realtà gli animali che vengono sacrificati sono animali che normalmente erano considerati divinità, sia gli agnelli, sia gli ovini che i bovini. E porta come esempio l'India. L'India in cui i bovini non si possono toccare, non si possono toccare perché sono anche lì divinità, sono animali sacri, okay? Quasi più sacri della mortadella. Ok, sono animali sacri. Che cosa fa la Torah? La Torah trasforma questi animali sacri addirittura in animali che si sacrificano, e quindi questi animali sacri non sono sacri, tutto viene desacralizzato, viene completamente vengono desacralizzati gli animali che erano divinità. Quindi che cosa si fa in realtà? Si fa una cosa del genere, si prende un rito, lo si svuota del suo significato originario e si dà un significato completamente diverso. Il rito rimane simile, ma svuotato completamente. Che cosa succede con l'andare del tempo? Con l'andare del tempo il significato originario viene completamente cancellato e annullato, e rimane soltanto il significato nuovo. Va bene? Questa è l'idea. Ora, questa idea di Rambam è stata, come vi ho anticipato prima, la critica biblica ottocentesca. Questa idea di Rambam viene ampiamente usata dalla critica biblica ottocentesca per dire che in realtà il sacrificio è una concessione fatta al popolo ebraico semi-idolatra, mentre viene superato dal progresso portato dalla riforma profetica. Ok, sia ben chiaro che Rambam non ha intenzione di dire nessuna di queste cose. Perché, come facciamo a sapere che non ha intenzione di dire nessuna di queste cose? Beh, per un motivo molto semplice.
Amma dice che i sacrifici non solo ci sono stati, ma ci saranno ancora. Rambam è l'unico a scrivere fa un importantissimo libro di Halakha, che è il Mishneh Torah. Bene, il Mishneh Torah, a differenza dello Shulchan Aruch, contiene tutte le regole sui sacrifici. Lo Shulchan Aruch non le contiene, perché non essendo attuale, lo Shulchan Aruch è un libro operativo, come abbiamo detto una volta una persona, non contiene le regole sui sacrifici. Il Mishneh Torah invece le contiene. E per Rambam i sacrifici andranno attuati, quando ci sarà il Beit HaMikdash i sacrifici andranno attuati. Quindi altro che superati, altro che superati dalla riforma profetica, non pensa affatto che siano superati, non pensa affatto che sia stato superato. Ma non solo questo. Allora, tutto quello che vi ho citato di Rambam è nel Moreh Nevuchim. Moreh Nevuchim è il libro della la cosiddetta guida dei perplessi. Nel Mishneh Torah, cioè nel libro di Halakha fondamentale, di Rambam, in realtà scrive una cosa diversa sui sacrifici, no? Rambam scrive sui sacrifici che sono un chok, che sono un chok, cioè una mitzvah di cui non capiamo il significato. Cioè, nel Moreh Nevuchim abbiamo tutta questa super spiegazione sul senso di ciò che viene fatto con il sacrificio, questa super operazione religiosa, culturale che viene fatta con i sacrifici. Nel Mishneh Torah invece dice che i sacrifici sono chukim, cioè sono mitzvot di cui noi non capiamo il significato. E lo dice per dire che i chukim sono fondamentali, che è fondamentale osservare le mitzvot di cui non capiamo il significato, e che il fatto che non capiamo il significato non è un buon motivo per non osservarlo. Come mai questa differenza di interpretazione? Beh, c'è un commentatore medievale, che è il Ritvan, che dice che in realtà si deve distinguere fra Moreh Nevuchim e Mishneh Torah. Che cos'è il Moreh Nevuchim? Il Moreh Nevuchim è la guida dei perplessi. Che cos'è la guida dei perplessi? La guida dei perplessi è un libro complicato, sia ben chiaro, non semplice, in cui Rambam si rivolge a ebrei che sono molto influenzati dalla cultura greca e che però non hanno sufficiente conoscenza ebraica. E allora in quel libro tenta di dare delle risposte a questo tipo di ebrei. Ritva dice, Rambam dà delle risposte non necessariamente completamente soddisfacenti, dà delle risposte in modo che si possa dare una risposta, in modo che le persone possano ricevere delle risposte. Non posso dire a uno che è andare a dire a uno che è immerso nella cultura greca non c'è risposta, non te lo posso dire, non accetto che non ci sia risposta. Sono immerso nella cultura razionalista in cui le risposte ci sono, io devo darti una risposta. Il rispondente dice deve dare una risposta, questo non significa che la risposta sia la risposta più soddisfacente, okay. Questo è quello che dice il rispondente. Veniamo alle critiche a Rambam. Le critiche a Rambam sono soprattutto di un quasi omonimo, nel senso di omonimo nell'acronimo, ma non no, che è Rambam con la Nun, Rabbi Moshe ben Nachman, lo leggo perché vale la pena. Rambam dice questo. Dall'inizio della creazione si era pensato di fare. Che cosa? Dall'inizio della creazione si era già pensato di fare i sacrifici. Questo è quello che dice dopo, quello che dice all'inizio è bellissimo. Allora, ve lo leggo in ebraico, poi ve lo traduco. Cita prima, Rambam fa un'opera straordinaria in generale, a parte tutto, anche quando deve criticare qualcuno.
la prima cosa che fa è citare parola per parola tutto ciò che dice e lo spiega anche. Per prima cosa spiega quello che dice e poi porta la critica, questo lo fa anche con la Rashi. Molto spesso noi capiamo Rashi grazie a Ramban, perché Ramban riporta Rashi e spiega quello che dice Rashi. Per poi dire che non è d'accordo, ma per prima cosa lo spiega, ed è veramente straordinario, è assolutamente straordinario come capacità didattiche, ma anche come onestà, sempre prima cosa, ti porto quello che dice, non voglio che tu pensi che leggi solo quello che dico io. Basta. Allora, però, dopo aver portato quello che dice Ramban, dopo aver portato tutto quanto, dice questo, ve lo leggo. Veinehem divre avai veirpeu shever gadol bekushiarada al anikla yasu shulchan Hashem megoal. Era che siano dei passi più terribili di critica, di polemica che troviamo nella tradizione rabbinica. Dice questo, e sono parole vuote, ok? Vuote, sono parole senza senso, sono parole che non hanno senso. Di Ramban, parole senza senso, ce ne vuole, può permettersi solo Ramban di dire una cosa del genere. Ma non solo, cita un pasuk di Yirmiyahu, pasuk del profeta Yirmiyahu che dice che si guarisce una grande frattura in maniera facile. E poi vabbè, finisco con l'ultima cosa che dice, e le parole sempre le parole di Ramban, fanno del Shulchan Hashem, il tavolo di Dio, che è l'altare dei sacrifici, qualcosa di sporco. Trasforma il tavolo di Dio in qualcosa di sporco. Se volete avere un esempio di vis polemica rabbinica, okay, qui non ci va esattamente. È interessante, tra l'altro, a proposito di vis polemica, il pasuk che usa. Il pasuk che usa è terribile. Il pasuk che usa, sono andato a vederlo nel testo di Yirmiyahu, è un pasuk del genere. Yirmiyahu se la prende con i falsi profeti. E se la prende con i falsi profeti in questo modo, dice, i falsi profeti sono persone, attenzione, non tanto per la falsa profezia, ma per quello che dicono, sono persone che vogliono riparare le fratture in maniera semplice, mentre per riparare le fratture ci vuole lavoro, e ci vuole sacrificio, bisogna fare qualcosa. È un verso famosissimo che dice, e dicono shalom, shalom, ven shalom. Dicono, c'è shalom, c'è pace, pace, va tutto bene, meravigliosamente bene, e non c'è pace. E non c'è pace. Questo è quello che dice il Miao. Miao è quello che dice, questi saltano i passaggi, invece di dire al popolo di fare teshuvah, di farsi un cambio di coscienza, di cambiare i comportamenti, va tutto bene, va tutto meravigliosamente bene, tutto bello, tutto fantastico, tutto eccezionale. Shalom, shalom, ben shalom. Non ci sono problemi. Non ci sono problemi, va tutto bene. E questo è Shever Gadol, che si ripara una frattura in maniera semplice, mentre le fratture hanno bisogno di cure, non basta la pomata per riparare una frattura, ok? La cosa terribile è che Ramban usa questo pasuk, che è un pasuk che è una botta in mezzo ai denti, terribile, contro Ramban. Okay. Non è soltanto il contenuto di ciò che dice, ma anche da dove lo va a prendere. Ok, lo va a prendere da un passo di Yirmiyahu che è tremendo. Il passo di Yirmiyahu è tremendo e lui lo usa. Insomma. Ok, perché? Perché non riesce a sopportare la spiegazione. È proprio una spiegazione che non sopporta. Perché non la sopporta? Perché in realtà Ramban pensa che il sacrificio sia qualcosa di fondamentale, di importantissimo, di importanza enorme. Attenzione! Attenzione,
Ramban dice che è qualcosa di importanza colossale, però nello stesso tempo, quando viene poi a dare una spiegazione ai sacrifici, dice che dà una spiegazione, però in realtà non è questa la spiegazione. Perché? Perché la spiegazione vera dei sacrifici è mistica. Ok? La spiegazione vera dei sacrifici è Kabbalah, è Sod, è segreti. Okay, questa è la spiegazione vera dei sacrifici. Ok. Non c'entriamo neanche di striscio, quindi non vi preoccupate, non ci penso neanche entrare a Kabbalah, ma perché è veramente difficile. Ok. Però, nello stesso tempo, secondo Ramban, questa, la spiegazione di Ramban, i sacrifici come mezzo per superare l'idolatria, questo è sostanzialmente quello che dice Ramban. Ramban dice è uno strumento per superare l'idolatria, questi sono i sacrifici, è uno strumento per superare l'idolatria. Non lo convince, non so per dirla con un eufemismo, non lo convince, lo ritiene profondamente sbagliato. Ritiene profondamente sbagliato e fa una serie di critiche a quello che dice Ramban. Una delle critiche è quella che citava David prima, okay, serve per combattere l'idolatria, piccolo problemino, i sacrifici, il primo sacrificio della storia lo fa Evel, okay? Cain e Evel, Cain e Abel. Lì l'idolatria non c'è ancora. Lì non c'è ancora l'idolatria. E quindi a cosa serve? Quale idolatria viene a combattere questo sacrificio? Non c'è l'idolatria, l'idolatria non c'è dopo. In quel momento non c'è nessuna idolatria. E allora che idolatria viene a combattere? Questa è l'obiezione, che non è un'obiezione da poco. Sia chiaro, si può dire che in quel caso era diverso, però poi viene a combattere l'idolatria. Attenzione, capisci? Ramban non nega che il sacrificio possa servire a combattere l'idolatria. Non lo nega. Nega che questo sia il significato principale. Serve anche a questo, ma non è questo il significato fondamentale. Il significato fondamentale è enormemente più profondo, talmente profondo, non ce lo dice, ok, veramente provando che non ci arriviamo, però insomma il significato è enormemente forte, cioè la critica è troppo facile spiegare in questo modo, dà una spiegazione facile a qualcosa di molto più difficile, di enormemente più difficile. Ramban non era mistico. Chi? Ramban. Ci sono degli studi adesso sulla mistica in Ramban. Adesso sono. Allora, lui si presenta come un super razionalista, però un super razionalista in cui la mistica c'è. Quella mistica c'è, assolutamente c'è. Dopodiché, chiaramente, bisogna studiare. La veste è assolutamente razionale, però dentro la veste razionale c'è una cosa che dice Rav Riccardo Di Segni, che chiunque sia all'interno della tradizione ebraica è mistico in qualche modo, nel senso che non può non esserlo, in qualche modo lo è, da qualche parte lo è, in qualche modo, cioè, vabbè, si esprime in un modo o in un altro. Chiuderà perdendo sulla mistica. Ramban invece, scusate, Rambino Sheben Ramban è uno dei padri della mistica ebraica, stiamo parlando di un personaggio fondamentale, è il commentatore per eccellenza. Sapete che tutti i grandi commentatori hanno dei super commenti, nel senso che ci sono commenti dei commentatori dei commenti dei commentatori. Rashi ne ha, non so, alcune migliaia di commentatori che commentano la scena, anche Ramban ha commentatori che commentano Ramban. E sapete chi è il commentatore per eccellenza di Ramban? Rabbi Menachem Recanati, un mistico italiano del 200-300, okay? Un bellissimo mistico italiano, tra l'altro è stato pubblicato in italiano qualcosa di Recanati, okay, quindi il fatto che sia un grande mistico a commentarlo vuol dire, insomma, che siamo davanti a questo. C'è un'altra critica
che fa Ramana Ramana. Altra critica è questa. Allora, cosa dice Ramana? Ramana dice: ti dimostro che è il che serve a combattere l'idolatria. In che modo te lo dimostro? Scusate, ci sono varie dimostrazioni che scusate, io sulle dimostrazioni non ho quasi saltato tutto, però ci sono varie dimostrazioni che porta Ramana. Ce n'è una assolutamente convincente, tanto che non viene negata da nessuno. Ed è un passo della Torah, in cui quando si dice di portare i sacrifici al Mishkan, si dice velo isbehu od laseirim, e non faranno più sacrifici ai demoni del deserto. Quindi vuol dire che gli ebrei facevano questi sacrifici ai demoni del deserto, e quindi il sacrificio serve a evitare il sacrificio idolatrico. Lì in maniera molto chiara vuol dire questo. Quindi non è che serve chiaro. Questa spiegazione del sacrificio che serve a combattere l'idolatria non se l'è inventata, è una cosa che ha una base forte nel testo. Ripeto, Ramban non dice non è vero, attenzione, non sta dicendo, non è che dice che quel verso non c'è, quel verso c'è, ma dice questo è soltanto un piccolo particolare, non si tiene conto dell'elemento fondamentale. Comunque, a proposito del combattere l'idolatria, Ramban dice, allora cosa dice Ramban? Ramban dice che noi prendiamo l'agnello, il toro e lo sacrifichiamo, ok? Agnello e toro sono animali sacri, ok? Sono animali sacri in Egitto, lo sappiamo, è documentato, ma non solo in Egitto. Ramban dice lo sono dappertutto, praticamente quasi dappertutto, soprattutto il toro è un animale sacro in moltissime culture idolatre, lo è da moltissime parti. Detto fra parentesi, aveva una conoscenza delle altre culture notevole, cioè, Ramban parla di India, e siamo nel prima del 200, sa bene cosa succede in India. Ok, allora, quindi cosa facciamo noi? Noi invece di considerare gli animali sacri, li sgozziamo, li sacrifichiamo. Che significa che noi stiamo combattendo l'idolatria dicendo questi non sono animali sacri, non sono talmente animali sacri che li uccidiamo. Risposta di Ramban: mica è vero. Non è vero che in questo modo dici che non sono sacri. Sai come lo diresti che non sono sacri? Se ci facessi una bella grigliata. Se ci fai una bella grigliata, qualcosa, quello sì che ti dice che non sono sacri. Li mangi così, li mangi perché ti va di mangiare, ci fai un banchetto da 2 lire, ci fai le cose. Questo sì che ti dice che non sono animali sacri. Nel momento in cui li porti in sacrificio, gli dai una sacralità. Questa è la critica, credo che sia la critica più convincente, assoluta. In quel modo tu gli stai dando una sacralità. Mangiateli così. Quello sì che dice non valgono niente. Mangiateli, fate il panino. Ma quello sì che ti dice che fare hamburger, e a quel punto sì che dici che non valgono niente. Ma nel momento in cui porti il sacrificio, è vero che li stai uccidendo, cosa che loro non facevano, ma nello stesso tempo stai dandogli in qualche modo una sacralità. Questo è quello che dice Ramban, e quindi contesta l'idea stessa del combattere l'idolatria in questo modo. Ora, Ramban è bravissimo a smontare, in realtà poi, quando abbiamo davanti alla spiegazione, abbiamo delle difficoltà. Vi riporto la spiegazione che dà Ramban, ve la leggo. Attenzione, vi dico come la dà la spiegazione. Dice: è meglio ascoltare un'altra motivazione che danno di essa. Attenzione, non dice che la spiegazione è giusta. Dice, insomma, piuttosto che quella di Ramban, preferisco questa. Dopodiché alla fine dirà, però in realtà, l'unica spiegazione è al Piasot.
Il segreto è la mistica, è la Scusate. È la Kabbalah. Comunque, l'aspirazione che porta Rambam è questa. Allora, tutte le azioni, allora, parte da un presupposto. In realtà i sacrifici sono sacrifici, normalmente sono sacrifici di espiazione. Che questo lo vedremo dopo quando parleremo dei vari sacrifici. In generale sono sacrifici di espiazione. Sono tutti sacrifici che vengono a espiare una colpa. L'obiezione potrebbe essere il Korban Tamid. Il Korban Tamid è il sacrificio quotidiano che si faceva, quindi non viene per forza di cose a espiare nessuna colpa, visto che non è che una persona portava il sacrificio per espiare la sua colpa. E Rambam dice una cosa abbastanza semplice in realtà. Sì, è vero, viene portato quotidianamente perché sicuramente ci sono delle colpe da espiare, quindi non è che non ci sia. Ok. Allora, visto che viene per espiare una colpa, la colpa è un'azione dell'uomo. Le azioni dell'uomo si effettuano in tre modi, diciamo così. Col pensiero, con la parola e con l'azione. Allora, cosa succede con i sacrifici? Nei sacrifici una persona deve porre le mani sul sacrificio, chi porta un sacrificio deve imporre le mani sul sacrificio, deve confessare la colpa e deve bruciare le parti interne, in particolare i reni del sacrificio. Che cosa rappresentano queste tre cose? Imporre le mani rappresenta l'azione, l'azione. Il vidui, la confessione e la parola. E che cosa sono le reni? Beh, le reni, secondo la tradizione ebraica, rappresentano il pensiero, rappresentano la sede del sacrificio. La sede del pensiero. Quindi che cosa metto in mezzo, cosa sacrifico con sacrifico i tre elementi che hanno con cui io posso aver commesso la colpa. Quindi in quel modo questa è la spiegazione che dà Rambam del sacrificio. La dà e non la dà, nel senso che la dà e poi dice sì, però non è questa la spiegazione. Non è questa l'aspirazione perché in realtà l'aspirazione è al piede sotto. Allora, scusate, io volevo recuperare però una cosa che dice Rambam per poi provare a svilupparlo. C'è una cosa interessante che dice Rambam quando dà la sua spiegazione dicendo che non si può passare da un estremo all'altro. La cosa interessante che dice questo, provate a pensare che qualcuno venga da noi adesso e ci dica che in realtà è superato servire Dio pregando, basta il pensiero, ok? Direbbe qualcosa che per noi non è accettabile, noi abbiamo bisogno della preghiera, noi abbiamo bisogno di pregare. E quindi, anche se è possibile, attenzione, dire che perché devo dire delle parole? Che bisogno c'è di parole, ok? Il silenzio è molto più eloquente di qualunque parola, va bene? È una cosa che posso dire in 5.000 volte, è tanto carino, suona molto elevato, oltretutto, una cosa del genere, va bene? Il silenzio è eloquente, benissimo, stiamo tutti zitti e basta! Ok, Rambam dice no, non lo facciamo perché non riusciamo a passare da una strada all'altra. Ora, attenzione, questa cosa in realtà la dice in maniera un po' diversa un altro grande commentatore medievale che è Sefer HaChinuch. Allora, Sefer HaChinuch, se vi ricordate, un bel po' di tempo fa l'avevamo citato nel suo commento alla parasha di Bo, che
in cui compaiono le prime mitzvot che vengono date al popolo ebraico, in particolare compare la mitzvah dei tefillin. Cosa dice il Sefer HaChinuch a proposito dei tefillin? Perché la storia del popolo ebraico uscito dall'Egitto comincia con la mitzvah dei tefillin. E sapere, lui dice una frase che è diventata molto famosa, che è Acharea peulot nimshachim alevavot. Dietro le azioni vengono attirati i cuori. Cosa dice Sefer HaChinuch? Lui dice una cosa molto originale in realtà. Noi normalmente pensiamo e quindi agiamo. Questo è il procedimento, che prima c'è il pensiero e poi c'è l'azione. L'azione è una conseguenza del pensiero. Sapete che lo dice, molte volte succede il contrario. Il pensiero è una conseguenza dell'azione. Noi agiamo in un certo modo e siamo portati a pensare in un certo modo. Fa un discorso molto lungo su questa faccenda, qui non voglio entrare in tutto il discorso. Cosa dice sui sacrifici del Sefer HaChinuch? Che anche i sacrifici rientrano in questo. I sacrifici rappresentano la vicinanza a Dio, la devozione, eccetera, eccetera. Poi vedremo di dare qualche significato su cosa rappresentano. Però tutto questo può essere fatto semplicemente col pensiero. Okay. Io posso esprimere questi sentimenti semplicemente col pensiero. Risposta del Sefer HaChinuch? No. La risposta è sempre che no, l'uomo ha bisogno di azioni simboliche, di azioni che rappresentino il pensiero. L'uomo ha bisogno delle azioni. Senza azioni l'uomo non è un uomo, non riesce a vivere senza azione. Niente si riduce al puro pensiero. In qualche modo il pensiero viene trasformato in azione. Armando ha un bel esempio di come il pensiero, come in realtà poi alla fine è l'azione, alla fine che conclude. Dice, per esempio, faccio un progetto, posso fare un bellissimo progetto, ma in realtà il progetto è un progetto quando l'ho realizzato, nel momento in cui lo realizzo. E solo in quel momento il progetto diventa un progetto. Se non lo realizzo, non diventa un progetto. L'ho già citato da quando avevo 16 anni che questa cosa mi ha fulminato, quindi la ripeto la citazione di Benedetto Croce. Benedetto Croce dice una cosa geniale, che è questa. C'è un passo del Breviario di Estetica in cui parla di poesia e non poesia, e parla del poeta che non riesce a esprimersi, e Croce dice non è un poeta. Non è un poeta, perché è poeta nel momento in cui si esprime, se non si esprime non è un poeta. Okay? Questa è la stroncatura di Croce sulla non poesia. Okay? Non è poesia perché non si esprime. Okay? L'uomo ha bisogno di agire, ha bisogno di concretizzare, questa è l'idea. E anche il pensiero più alto, il pensiero più elevato ha bisogno di essere concretizzato. Il sacrificio fa parte di questo, fa parte della necessità umana di concretizzare anche le idee più alte. Noi abbiamo bisogno di concretizzarle. Il pensiero non basta e non bastano neanche le parole. Questa è l'idea, che neanche la parola è sufficiente, noi abbiamo bisogno di concretizzare. Bene. Concludo con due commentatori più vicini, diciamo, più vicini a noi dal punto di vista semplicemente temporale, dal punto di vista di pensiero. Uno è un commentatore italiano, che è l'autrice di questo libro, la signora Nechama Leibovitz, strapazza sempre, lei è una che va molto bene. Personaggio importante, scrive cose importanti, però lei va anche molto a simpatia e antipatia. Shmuel David Luzzatto non le è simpatico, questo volevo chiaro, come non è simpatico, un grande egoismo che ha Bramanello. Lei è su questo, quindi lo stronca. Secondo me invece Luzzatto dice una cosa piccola, ma interessante. Shmuel David Luzzatto è un altro di quelli che critica ferocemente Rambam, ok? Se la fa, insomma,
se la prende in maniera pesante. Ok, ma a parte la critica, perché credo che la critica abbiamo già dato, insomma, con Rambam credo che sia sufficiente, non dobbiamo addentrarci oltre. Quando viene usato dice una cosa, dice, allora, perché noi ce l'abbiamo col sacrificio? Perché che cosa diciamo? Ma voi cosa volete dire? Che Dio ha bisogno dei sacrifici? Ma questa è una bestemmia. Dire che Dio ha bisogno del sacrificio è una bestemmia. Su questo sono tutti d'accordo, vorrei che fosse chiaro che Dio non ha bisogno dei sacrifici, che sia una bestemmia, siamo d'accordo, ok? E tra l'altro questo è una delle fondamentali differenziazioni con l'idolatria. Guardate che per l'idolatria Dio ha bisogno, la divinità ha bisogno del sacrificio, ok? Per l'idolatria la divinità ha bisogno del sacrificio. Il sacrificio non solo ha bisogno, ma addirittura il sacrificio tiene in piedi la divinità. Okay? Questa è fa parte del pensiero di quasi tutte le credenze idolatriche. Okay? Se andate, c'è un... non so se avete mai sentito parlare dell'Epos di Gilgamesh. Okay? L'Epos di Gilgamesh è una versione babilonese del diluvio. Cioè, anche nella cultura babilonese si parla del diluvio, cioè l'eroe del diluvio, invece di essere Noah, è questo Gilgamesh. Si parla della stessa cosa più o meno, però chiaramente cambia completamente l'atteggiamento. E anche Noah alla fine quando esce dall'arca, porta un sacrificio. E anche Gilgamesh, quando si salva, porta un sacrificio. Ma la cosa notevole è il motivo per cui Gilgamesh porta un sacrificio. Lo porta per dare da mangiare agli dèi, che per tutto quel tempo erano rimasti a digiuno. Ok? Il sacrificio serve alla divinità. È una cosa che a noi sembra strana, ma è così. Serve alla divinità. Da noi, ovviamente, il sacrificio non serve alla divinità, ma serve all'uomo. Non serve a Dio, ma serve all'uomo. Ora, però dice Chagall, va bene, qual è l'obiezione? L'obiezione è, ma che razza di concezione è credere che Dio abbia bisogno dei sacrifici? Una concezione molto volgare, molto terra terra. E Chagall dice, sì, va bene, d'accordo. Allora però, proviamo ad andare avanti su questa faccenda qui. Ok, posso dire che a Dio non servono i sacrifici, va bene. Nello stesso tempo, ma Dio non serve neanche la tefilà. A cosa gli serve Dio la tefilà? Gli serve qualcosa? Ma Dio non serve neanche le mitzvot. Ma poi, che io ammazzi una persona o gli faccia del bene, a cosa gli cambia Dio? Cosa gli cambia Dio? Attenzione, quello che dice Sedar è lo stesso sistema di ragionamento. Il sistema di ragionamento, a Dio dopo tutto, è talmente elevato, che tutto questo non gli serve, non gli serve niente in realtà, non gli serve nulla, neanche che io faccia del bene, anche questo non gli serve, perché gli deve servire? Dio è sopra, è in alto, non gli serve niente. Però questa concezione della divinità che sta nell'iperuranio, che è lontana completamente, è una concezione praticamente che mi permette di fare tutto quello che mi pare. Okay? Una concezione del genere mi permette di fare tutto quello che voglio, perché tanto a Dio queste cose non interessano. Che cos'è invece secondo Chagall l'egoismo? L'egoismo in qualche modo porta Dio in basso. Quello che fa l'egoismo è portare Dio in basso. E portare Dio in basso è portare Dio in mezzo alle necessità umane. E questa, secondo Chagall, è una delle metri fondamentali dell'egoismo. E il sacrificio fa parte di questo. Fa parte del portare Dio alle necessità umane. Allora, mi sembra una cosa carina. Lei non piace, però questa è una cosa carina. Volevo portarvi altre due spiegazioni. Una la dà Abravanello. Abravanello vive molto dopo sia Rambam che Rambam, vive circa due secoli dopo Rambam, che già vive un secolo dopo Rambam. E Abravanel difende Rambam,
difende Rambam, difende l'interpretazione di Rambam. E dice che in realtà l'interpretazione di Rambam sarebbe basata su un Midrash. Il Midrash è questo, credo che sia il Midrash Tanhumam, che dice che un re aveva un figlio che va in giro, fa cose strane, in particolare mangia, ne ve l'ho tre foto, mangia cose vietate. Mangia cose vietate. Qual è l'idea del re? L'idea del re è questa. Bene, farò così. Lo porto a casa e lo faccio sempre mangiare con me. In questo modo eviterò che mangi quello sbagliato. In questo modo eviterò. Il fatto che lo porti a casa e gli faccio, lo faccio mangiare con me, eviterò che faccia delle cose sbagliate. Abraham Hanel dice che questo Midrash, in realtà, è in qualche modo quello che dice Rambam. Rambam dice che cos'è il sacrificio? Il popolo ebraico può fare delle cose sbagliate, lo porto vicino a me in modo che non faccia, che faccia le cose giuste, che le cose le faccia nella maniera giusta, lo porto vicino a me. C'è però chi dice che in realtà questo Midrash dice un'altra cosa. Dice una cosa molto, una cosa diversa da quella che dice Rambam. Dà un'interpretazione del sacrificio. Qual è l'interpretazione del sacrificio? È quella della vicinanza. Lo avvicino a me. La parola korban viene dalla stessa radice di karov, di vicino. Quindi l'idea secondo che è espressa in questo Midrash è che il sacrificio è un modo di avvicinare a Dio. Il sacrificio rappresenterebbe questo. Ultima interpretazione che riporto di un commentatore, questa volta il più recente possibile, siamo del Novecento. Credo che sia l'ultimo grande dell'ebraismo tedesco, che ha avuto grandi maestri, però poi nel Novecento ha avuto una decadenza enorme l'ebraismo tedesco. Il commentatore si chiama David Zvi Hoffman. Ha scritto un libro interamente dedicato a Vaikra, un grande esperto di questo argomento. E lui dice che in realtà nella Torah c'è in qualche modo descritta un'evoluzione del concetto di sacrificio. Noi abbiamo il sacrificio, il primo sacrificio della storia, che è quello, sono quelli di Cain e Abel. Okay? Sapete, Dio accetta il sacrificio di Abel, non accetta il sacrificio di Cain e Abel. Okay? Dio accetta il sacrificio di Abel, non accetta il sacrificio di Cain. Cosa c'è sotto questo sacrificio? Perché Cain porta un sacrificio, il malvagio, per eccellenza, lui è il primo assassino della storia. Com'è che Cain porta un sacrificio? Tanto il primo porta un sacrificio, il primo porta un'offerta. Perché Cain porta un sacrificio? Allora, lui dice che in realtà sotto il sacrificio di Cain, ma anche sotto quello di Abel in parte, c'è una concezione. Qual è la concezione? La concezione della presenza di una forza superiore, una forza molto potente. Io ho una forza molto potente. Qual è il problema di Cain? È che questa forza molto potente ti può prendere tutto quello che hai. Ha la forza, ha la potenza di prendere tutto quello che hai. Che cosa faccio? Cerco di trovare un compromesso, gli do qualcosa. Ok, pago il pizzo. Ok, gli pago una tangente, gli pago qualcosa in modo da poter ritenere il resto. Questo è il sacrificio di Cain e questo è il sacrificio che non viene accettato. Io gli do qualcosa, ok, io ti do una parte in modo che mi possa tenere il resto. Una piccola parte, ok, cosa fa Cain? Prende quello che capita. Qual è invece il sacrificio di Abel? Il sacrificio di Abel è invece mi bechorotzono, prende la parte migliore del suo gregge. Anche lì sotto c'è l'idea di una forza superiore, potente. Però cosa c'è in Abel? Il riconoscimento della potenza. Il sacrificio non è ti do qualcosa, ma anzi ti do tutto ciò che ho di meglio,
perché riconosco che tu sei potente ed è giusto renderti omaggio. Okay? Io rendo omaggio alla potenza e questo sacrificio viene accettato, mentre quello di Caino viene accettato. Viene accettato il sacrificio di chi dice che ti do una mancia perché così almeno sei buono, mentre viene accettato il sacrificio di chi, in cui il sacrificio rappresenta il riconoscimento della potenza, dell'importanza, eccetera, eccetera. Però, dice Hoffman, questo è solo l'inizio. Un passo avanti si fa con un altro sacrificio, che è quello di Noach. Quello di Noach che cos'è? È un sacrificio in cui Noach ha vissuto un'esperienza terribile. L'esperienza terribile è la distruzione del mondo. Noach vive l'esperienza in cui in realtà tutto, la vita dell'uomo, qualunque cosa che l'uomo abbia dipende da Dio. Il sacrificio di Noach rappresenta questo, rappresenta il riconoscimento che tutta la vita umana dipende da Dio. E il sacrificio che porta in realtà è in qualche modo il sacrificio di se stesso, è come dire tu hai preso il resto non hai preso me, e quindi io ti porto un sacrificio per dire potevi prendere anche me, in realtà avresti potuto prendere anche me. Ma il sacrificio, come lo intendiamo, come lo intende la Torah, lo abbiamo con la Kedat Yitzhak. Che cos'è la Kedat Yitzhak? La Kedat Yitzhak rappresenta l'obbedienza totale dell'uomo a Dio, la sottomissione, ma anche quasi l'annullamento dell'uomo in Dio. La Kedat Yitzhak rappresenta questo: Abramo rinuncia, è disposto a rinunciare al suo figlio, ma è disposto a rinunciare in realtà al suo mondo, è disposto a rinunciare a tutto quello che ha, è disposto a rinunciare anche al mondo di idee che ha creato. La Kedat Yitzhak distrugge tutto il mondo di Abramo, distrugge tutto quello che Abramo ha creato in quel momento, fino a quel momento lì. Se Abramo avesse sacrificato quel figlio, saremmo stati davanti a un mondo in cui tutta la Torah Chesed di Abramo veniva distrutta, perché si ritornava al sacrificio umano. Alla fine quel sacrificio non avviene. Però che cosa rappresenta quel sacrificio? Rappresenta la totale dedizione, la dedizione totale. Che cosa Abraham dimostra con la Kedat Yitzhak? Con la Kedat Yitzhak Abraham dimostra Yirat Hashem, dimostra il timore di Dio. E il timore di Dio è questo. Il timore di Dio non è faccio quello che Dio mi dice di fare e che corrisponde a ciò che penso. Timore di Dio e faccio ciò che Dio mi dice di fare quando non corrisponde a ciò che penso. Okay? Questo è il timore, perché se faccio ciò che penso in realtà sto avendo timore di me stesso. Okay? In realtà sto servendo me stesso. Abraham è disposto a mettere un punto, a cancellare tutto quanto. La dedizione è totale. Non sarà lui, non sarà sacrificato il figlio, sarà sacrificato un Nair. Quell'Ail rappresenta Yitzhak, rappresenta la capacità di Abraham di sacrificare tutto, di dedicare tutto. E in realtà l'idea è che ogni sacrificio in qualche modo ricordi la Kedat Yitzhak, che ogni sacrificio che facciamo in qualche modo ricordi la Kedat Yitzhak. Grazie. È duro.